questi ragazzi, io sono Francesco e insieme stiamo i Bimbi Gamers. Mia sorella oggi non c'è perché è andata a dormire subito. Quindi ragazzi, oggi è un video molto speciale perché dovremo parlare dei tormentoni. Ragazzi, i tormentoni sono dei giochi molto belli, cioè perché non sono brutti, sono belli, ma però è una moda, il gioco tormentone è una moda come le canzoni. Il gioco tormentone è un gioco che prima, quando c'è la moda, che andiamo tutti e poi mi compri quel gioco perché lo voglio, io voglio quel gioco, tipo lo spinner. Ragazzi, io voglio, tipo faccio un esempio, ehi papà, a scuola ho visto tutta la gente che vuole lo spinner, me lo compri anche a me due tre spinner? Lui dice ok, ti compro due tre spinner, e dopo un mesetto, anche due tre mesi, non esistono più, puff, questa moda sparisce, ma in quel poco di tempo di moda, in realtà quel gioco lo vogliono ancora. E quindi ragazzi, come vi ho detto, ho fatto proprio l'esempio degli spinner perché vi farò vedere dei giochi tormentoni. Proprio il primo gioco tormentone sono gli spinner. Vi ricordate degli spinner quando tutti a scuola li volevano? C'era gente che li faceva sulla testa, sul naso. Certa gente a scuola mia, se li faceva, voleva farli sulla lingua, però non c'è mai riuscito nessuno. Quindi ragazzi, gli spinner sono dei giochi molto tormentoni, ce ne sono di tutti i colori, che si illumina al buio, con le paillette, anche di colori molto belli, come vedete questo qui è azzurro, il mio colore preferito, è molto bello, diciamo. Ragazzi, il secondo gioco tormentone che vi voglio far vedere oggi sono questi, i coniglietti, in edicola non si trovano più. Ragazzi, sono dei giochi molto belli, tormentoni, che si schiacciano. Tipo voi dite, se un giorno voi andate a fare una gita, dite oh che bello il coniglietto, che bello, voglio toccarlo sul musetto, e lui fa. Ragazzi, ne abbiamo di molti tipi, c'è questo è anche il lupacchiotto. E anche lui che è la tigre, è un cucciolo di tigre, quindi ragazzi lasciate like per sostenere il cucciolino di tigre. C'è anche il lupo, molto bello, e anche il coniglietto. Il coniglietto mio, il lupo di mia sorella. Quindi ragazzi, il terzo gioco tormentone sono tutte queste qua. Ragazzi, vi ricordate tutte queste bambole sirenette che si mettono nell'acqua e cambiano colore? C'erano anche delle conchiglie che non ho mai avuto, che facevano tutta questa spuma in acqua. Erano così. I magici si chiamano. Sì. I magici. Che cambiavano tantissimi, cambiavano colore in acqua, è vero. No, guardate che faccia, guardate che faccia. Questo dorme, era un fosforescente al buio. Questi, guarda che bello, cambiavano sembra il colore nell'acqua. Non lo so, amico. Quindi ragazzi, questi qui sono dei giochi tormentoni molto belli. Il prossimo gioco tormentone, lo fanno tutti ridere. Il prossimo gioco tormentone sono le fairy, le principesse. Queste. Che sono queste qua? Sì, ma perché? Guardate che fase! Sono belline, dai, le bimbe piacciono, a tua sorella piacciono, no? Sì. Sono belle. Queste qua ce ne erano tantissime, belle, colorate. Molto. E ragazzi, come dimenticare le nostre Wings? Le Wings, quelle. Non so se c'è ancora il cartone delle Wings. No. Però c'erano le principesse fosforescenti al buio. Le ali si diventano fosforescenti al buio. Non rompere che sono di tua sorella, ti picchia. Ma sono bellissimi questi giochi. Il prossimo gioco tormentone è questo gioco qui. Che dite, è uno slime normale, ma non è in realtà. Era dentro questo, ma quello dentro cosa di questo. Cosa sono questi? Ah, questi spiega sono bene. Sputo slime. Qui dentro c'erano. Li vendevano tutti in edicola queste cose, sì, poi. Adesso non ci sono più. E sputavano dello slime. Aspettate. È vero. Slime. Ah, erano mostruosi, ce n'erano tantissimi, erano mostri. Che le fa vedere? Hanno l'apertura, è vero. Sì. Ed esce, usciva lo slime. Ragazzi, un
altro gioco è questo, che non, cioè, in realtà non è proprio un gioco tormentone, ma non si trova dappertutto quello con dentro gli animalini. Infatti, cos'è? È un gioco con dentro gli animalini. Ma no, è uno slime sempre, sì, con dentro gli insetti. Non è proprio un gioco tormentone, solo che non si trova in tutte le edicole. Quindi è mezzo tormentone, è mezzo tormentone. Adesso un altro gioco sono gli unicorni magici. Ah, è vero, tantissimi. È un botto, sono tutti di mia sorella, ma a me, di la verità, guardate che bello che è questo. Madonna. Ma questi erano quelli dell'edicola, fai vedere questi belli. Ah, giusto, quelli dell'edicola sono questi. Questi, magici unicorni. Ma questo qua è un maschietto. Vabbè, un maschio, ce n'erano centinaia, ne dico, una tortura. È vero, sì. Belli però, belli. Eh sì. Sì, poi le edicole sono furbe. Beh, vabbè, è il loro lavoro. No, dai. Perché ti mettono i giochi a basso prezzo, così dopo ti fanno, dicono sono belli e te li fanno ricomprare sempre. Un altro gioco tormentone è questo, il Squishbot Panda Cioccolato. Amico, raga, lasciate like se volete che non venga il diabete a questo povero cucciolo. Guardate, come potete non mettere like a questo bellissimo cucciolino. Mettiamo. Sì, sì, voglio anche io like. Sostenete il canale, iscrivetevi. Ragazzi, molto importante. E ovviamente come dimenticare Oggy maledetti scarafaggi. C'è ancora il cartone, per chi non lo sapesse. Madonna mia, quante botte ti sei preso, amico mio. Quante botte, poi dal cane. Quante botte ti sei preso. Poi ne dico, questi giochi non ci no, sono più. No, ne dico da questo. Sono cose vecchie ormai. Sì. Questi no, questi sono tormentoni di adesso. Sì, questi qui sono tormentoni. Non l'hai detto, questo qui li trovi adesso, sì, in edicola. Sì, questi li trovi adesso, ma sono tormentoni. Grandi, oppure ci sono anche questi qui piccolini, che hanno la stessa funzione. Poi ragazzi, i Pokémon. Sono belli. Tutti i Pokémon. Lasciate like per i Pokémon. Anche quelli. Pikachu, scelgo te. I tormentoni, sempre in edicola si compravano, vero? Sì, un botto. Ragazzi, aspetta. Cosa stai facendo? Sì, attacca. Spiega cosa stai facendo. Inserivi? Ah, il Pokémon, la pallina da lancio, è vero. Guardate che carino. Chi è quello? Anche lui vuole che lasciate like, è Pikachu. Se no, a casa mentre dormite. Addirittura. Vuole ascoltatela, perché io lascerei like se fossi in voi, io lascerei like, capito? Io non avrei coraggio di non lasciarli. E un altro gioco tormentone sono questi, vi facciano usare perché odora di cioccolato. Cos'è? Che cioccolato odora è quello di lì? Cioccolato. Cos'erano? In edicola li trovavi dove? Allora, nelle bustine? Dentro mia mamma dice che non c'è, che il camera non dice che dentro non c'è più il cioccolato. Ma secondo sono me delle essenze, profumavano di cibo, no? Di odori gradevoli. No, non c'è il cioccolato. Ma cos'erano, degli animaletti quelli? Sì, degli animaletti. Avevano degli odori buoni. Ragazzi, se voi siete dei bambini, non tagliate queste cose, perché dentro non ha un bel niente di cioccolato. Sono tutte palline di... Beh, sì, aromatizzate. Sì, aromatizzate. Certo, se no... Ok, ragazzi, l'ultimo tormentone di adesso... A parte l'ultimo tormentone misterioso, abbiamo questo. Guardate che carino. È il tormentone di adesso, sono usciti adesso. Quindi ragazzi, è un bellissimo tormentone. È uscito adesso in edicola. Guardate che faccina. Madonna mia. E adesso tormentone misterioso. Questi qui ragazzi sono i Tubò. Li potete chiamare Tubo o Tubò. Sono scivolosissimi, ragazzi, vi dico. E guardate, hanno dentro, sembrano gelatinosi. Sono veramente scivolosissimi. Sembrano tipo quando tu spalmi il burro. Qua sembra che ci hanno spalmato del burro. Guardate che bello. Vi faccio vedere una cosa fighissima dei Tubò. Bellissima dei Tubò. Fermati, Tubò. Guarda che bello. Madonna mia, no, sembrano che tu sei in una palla e sono tutti così attorno, bellissimi. Sono pieni di slime, no, sì, dentro? Forse di e anche i brillantini, sono belli. Sì, non capisco che cosa
servono queste cose dentro. E si trovano adesso, vero? Adesso? Sì, adesso si trovano, sono di tormentoni di adesso, ragazzi. E quindi con Frenchy sempre novità. Quindi ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E quindi ragazzi, io vi saluto da me e Box. Oggi io vi saluto ragazzi, lasciate like, ci vediamo in un bellissimo video. E restate sempre aggiornati nei nuovi video, quindi ragazzi, guardateli tutti, iscrivetevi e oggi vi saluto.